Continua il delirio delle ciclabili disegnate per terra a Milano. Oggi infatti sono iniziati i lavori per la ciclabile in Viale Monza che stanno da subito provocando disagi e rallentamenti. È sconcertante questa imposizione ideologica che non tiene conto minimamente di chi vive ogni giorno questa importante arteria. Già da stamattina si vede che rendere Viale Monza una strada con una sola corsia per le automobili vuol dire aumentare il traffico e di conseguenza aumentare l'inquinamento. Noi infatti siamo a favore dell'ambiente, ma questa scelta crea solo smog. Stiamo parlando di uno snodo viabilistico molto frequentato che ora diventerà ancora di più una trappola di inquinamento e confusione. Sono già evidenti inoltre i rischi per potenziali incidenti. I posti auto saranno scandalosamente diminuiti con notevoli problemi per i residenti. Anche i commercianti già da stamattina lamentano che in un periodo di crisi economica, limitare la possibilità di parcheggiare per i clienti non è proprio una grande trovata. Sala e Granelli vogliono che tutto l'asse Loreto Sesto San Giovanni diventi un'unica fila di traffico con conseguente ovvio aumento di smog. Per l'ennesima volta la giunta si dimostra lontana dalle necessità dei cittadini, più concentrata a stravagante trovate finto ambientaliste, con progetti che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni. Fanno scelte solo in chiave di propaganda elettorale. Non hanno messo i cordoli, non rifanno i marciapiedi, nulla. Siamo francamente stanchi di una sinistra che fa le cose veramente con i piedi. Le ciclabili vanno pensate e fatte bene, con i relativi cordoli e attraversamenti e soprattutto nelle strade che possono prevederle senza creare pericoli e disagi. Possibile che in un momento di così grave difficoltà economica la sinistra si concentri sulle ciclabili? Ma davvero? I cittadini sono stanchi di questi sprechi di soldi. Per una manciata di voti di oramai ecologisti che vanno tanto di moda alla Gretina, decide di prendere il pennello e disegnare a terra le piste ciclabili, perché per lui così sono fatte, senza tenere in alcun modo in considerazione non solo la sicurezza dei ciclisti e di chiunque altro, ma anche e soprattutto l'inquinamento, perché dice di farlo per l'inquinamento, ma non ha calcolato o non vuole calcolare il fatto che aumenta il traffico e quindi, essendoci più gente in coda, ovviamente aumenta l'inquinamento. Quindi è una scelta sbagliata, ideologica, che non ha nulla a che fare con l'ambiente e neanche condivisa con i cittadini, che sono imbufaliti da questa scelta folle. Guarda, noi non siamo contro le piste ciclabili, io uso la bicicletta. Dopodiché esistono altre vie, come per esempio Via Breda, che vanno in un percorso praticamente identico e non creano così disagio, inquinamento, traffico alla città. Mi sembra una scelta pensata e, diciamo, di buon senso, di buona amministrazione. È chiaro che con questo sindaco, con questa giunta, di sicuro non possiamo parlare di buona amministrazione.